Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli questa parabola. Il regno dei cieli è simile a 10 vergini che prese le loro lampade e uscirono incontro allo sposo. 5 di esse erano stolte, 5 sagge. Le stolte presero le lampade, ma non presero con sé olio. Le sagge invece, insieme alle lampade, presero anche dell'olio in piccoli vasi. Poiché lo sposo tardava, si assopirono tutte e dormirono. A mezzanotte si levò un grido: ecco lo sposo, andategli incontro. Allora tutte quelle vergini si destarono e prepararono le loro lampade. E le stolte dissero alle sagge: dateci del vostro olio, perché le nostre lampade si spengono. Ma le sagge risposero: no, che non abbia a mancare per noi e per voi. Andate piuttosto ai venditori e compratevene. Ora, mentre quelli andavano per comprare l'olio, arrivò lo sposo e le vergini che erano pronte entrarono con lui alla notte e la porta fu chiusa. Più tardi arrivarono anche le altre vergini e cominciarono a dire: Signore, Signore, aprici. Ma egli rispose: in verità vi dico, non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Parola del Signore. Non sappiamo né l'ora né il giorno in cui lo sposo verrà. Ed è per questo che il Signore ci avverte: siate pronti. Ci sono tante venute del Signore. C'è l'ultima venuta, quella quando termina il cammino terreno, ma ci sono tante venute intermedie, quando lo sposo viene a visitare la sua sposa. Quante volte il Signore viene in mezzo a noi, viene a visitare, ma vuole che noi andiamo incontro con le lampade accese, le lampade dell'amore, della carità, perché senza quest'amore, senza quest'olio, noi non possiamo far luce. La luce è l'amore, come dice l'Apostolo Giovanni: chi ama il suo fratello è nella luce, chi non lo ama è nelle tenebre. Questo è il messaggio che vi annunziamo. Dio è luce e lui non ci sono tenebre. Camminate nella luce. Chi cammina nell'amore cammina nella luce. C'è identificazione tra luce e amore. E allora quando Gesù viene dobbiamo andargli incontro. Chi non ha la lampada accesa non può andare incontro allo sposo. E per avere la lampada accesa bisogna avere l'olio, sempre a portata di mano, dentro il vaso del cuore. È inutile a mezzanotte, cioè nella notte, quando non si vende olio, andare a cercare olio. E anche che andiamo a cercare l'olio a mezzanotte, chi è che vende olio a mezzanotte? L'olio lo dà il Signore. Non lo danno i venditori del mondo. E allora, fratelli e sorelle, procuriamo di avere l'olio dentro le nostre lampade, perché lo sposo viene. È venuto questa sera, verrà domani. Guai quelle spose che sono trovate senza olio, che non possono accendere le lampade davanti a lui. Vengono escluse dal convito. Vengono esclusi dalle nozze del Signore. Lo sposo viene a celebrare le nozze ogni volta che ci raduniamo in preghiera. Se abbiamo le lampade accese, noi possiamo stare con lo sposo, ma quelle che non hanno l'olio vengono escluse, anche che materialmente siano presenti. Chiediamo allora al Signore l'olio. L'olio che
arda nelle nostre lampade e faccia luce. La luce deve vedersi. L'amore deve vedersi e deve toccarsi con mano. Noi siamo la luce del Signore. Gli uomini vedono le vostre opere buone e glorificano il Padre che sta nei cieli. La luce non si mette sotto il moggio, ma sul candeliere. Cioè la luce dell'amore deve risplendere, deve vedersi, deve illuminare. Nessuno deve dire io ho l'amore nel cuore, quando questo amore non si vede. Dobbiamo essere lampade trasparenti, in modo che la luce del Signore, l'amore del Signore, trasparisca da noi. È un invito che ci viene questa sera dal Signore. Tutte erano vergini, 10, ma 5 erano sagge e 5 erano stolte, soltanto la metà erano sagge, l'altra metà era stolta. Eppure erano 10 vergini, tutte invitate alle nozze, così anche nella nostra comunità. Tutte siamo invitate alle nozze, siamo le 10 vergini, ma ci possono essere di quelli che non hanno l'olio quando viene lo sposo e allora non sono ammessi al banchetto delle nozze. Lo sposo dice non vi conosco perché non avete la lampada accesa, non vi conosco. Che a nessuno di noi giunga mai questa parola non vi conosco. Il Signore ci conosce e noi dobbiamo conoscerlo e riconoscerlo come Signore. E allora stiamo attenti ad avere sempre l'olio pronto nelle nostre lampade.